spalle, come vedete, questo centro monumentale che ospita quest'anno questa edizione. Sullo sfondo l'ufficio stampa, molto bello, con gli azulejos molto decorati. Quest'anno Moda Lisboa ha veramente fatto questo salto di un luogo molto prestigioso. Grazie a Edoardo Abbondanza. Grazie a te anche che ci stai comunicando. È un lavoro tutti insieme. Un lavoro di staff. Sì. Questa edizione ormai sta all'ultima giornata, un bilancio. Abbiamo visto anche dei giornalisti dell'Herald Tribune che dettano legge, quindi si sta imponendo sempre di più Lisbona, Susie Moda Banks, Lisbona. Di Vogue, UK, eccetera. Esatto, sì. Ecco, si sta sempre imponendo di più Moda Lisboa sul panorama internazionale? Io penso che Moda Lisboa, anche perché lavora da 26 anni e non si è fermato mai, ed è stato un lavoro continuato, anche se noi non abbiamo tanti budget per la comunicazione, comunque siamo un label, un marchio che lavora sempre, e noi siamo, penso, delle marche della città di Lisbona più consistenti. Ecco, il nuovo sindaco Medina ha capito questa importanza? Penso di sì che ha capito questa importanza, non solo lui, come le persone con cui lui lavora, Caterina Vaz Pinto, che è la vereadora della cultura che sta con noi. Dunque, a proposito di risultati e di brand, la produzione di calzature in Portogallo sta avendo un grosso successo, perché c'è un aumento di export del 6%. Non crede Edoardo Abbondanza che forse Moda Lisboa dovrebbe dare uno spazio un po' più particolare alle calzature, al di là della mostra, di questa piccola mostra? La calzatura, loro stanno facendo, la Pickups, che l'associazione sta facendo un grande investite in tutto quello che sono i mercati esterni. Stranieri. Stranieri. E allora quello che noi stiamo facendo è incontrare delle maniere di cruzare i nostri designer, disegnatori, con questa industria, creando delle small labels nuove. Questo è il spazio della Pickups qui, ma loro fanno poi altre cose. Noi siamo sempre Good in Italy, le eccellenze italiane. Per guardare il futuro, qual è l'idea di Edoarda sull'eccellenza non solo italiana, ma anche eccellenza nel mondo? Qual è il suo concetto di eccellenza? Difficile. Eccellenza è, per me, la propria parola lo dice, eccezionale, in tutti i sensi. E questo è frutto di un lavoro fra tutti quelli che sono coinvolti in quello che si sta facendo, nella creazione di un progetto, nella creazione di un prodotto. Tutta la catena deve avere la percezione di quello che si sta facendo, poi ognuno lavora nella sua parte, e così forse noi riusciamo ad arrivare al momento di scelersi. Giusto. In questa esposizione ho visto anche un corner dedicato a Domus. Ancora sulla formazione, voi guardate a Milano come formazione? Sì, noi guardiamo, anche perché ho vissuto 7 anni a Milano e la mia passione per moda l'ho scoperta grosso modo a Milano. Allora io ho un rapporto con Milano e con Italia molto forte. L'ultima edizione di Milano è stata dedicata al green carpet, cioè alla moda ecosostenibile. Lo so. Cosa pensa Moda Lisboa di poter fare in questo settore? Noi abbiamo già fatto l'edizione passata, abbiamo lavorato con Global Fashion Exchange, un'azione molto grande di sensibilizzazione attraverso diverse attività
del riciclaggio, eccetera, eccetera, anche con le conferenze, esattamente su questo pensiero e su questa attitudine che tu bisogna sviluppare in tutti i sensi, perché se tu non capisci la dimensione dell'azione di ognuno individualmente, noi non siamo capaci di cambiare.